Gentili amici di sansalvo.net, ben trovati. Cominciamo con quest'oggi una nuova serie di rubriche. La parola alla città. Tanti lo sanno, fra un po' si voterà a San Salvo l'anno prossimo, quindi vogliamo preparare il terreno all'opinione pubblica e perché no anche agli amministratori, agli ex amministratori, ai commentatori della città che vogliono dire la loro e che vogliono sollecitare, pungolare questi amministratori pubblici che si preparano in gran parte a ripresentarsi al vaglio dell'elettorato locale. Questa sera e quest'oggi la vedete a fianco a me, graditissimo ospite, il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca. Io continuo a dire sindaco, lei preferisce sindaca? In realtà non ne faccio una questione di forma, ognuno mi chiami come preferisce, Bene. sono comunque Tiziana. Benissimo. Tiziana Magnacca dunque accanto a me, che affronterà, diciamo, questa ventina di minuti buoni per rispondere intanto ad alcune sollecitazioni che arrivano direttamente dalla piazza di San Salvo. Sono delle domande, sono quattro domande che svariranno su diversi argomenti, domande poste dalla collega Antonia Schiavarelli. Allora, prima di cominciare, Marco Sciullo lo ringrazio già fin d'ora. Sindaco, volevo chiedere, nelle ultime ore questa inaugurazione, no, del nuovo municipio di San Salvo, il municipio rinnovato, restaurato. Lei ha detto che ce n'era proprio bisogno perché insomma era ridotto un po' ai minimi termini, così è una struttura che Sì, andava era una rifatta. struttura che aveva chiaramente, sentiva il peso degli anni, i tanti interventi che si erano stratificati nel tempo, alcuni interventi manutentivi che erano stati, ahimè, devo dire, probabilmente anche di sola facciata e che avevano lasciato così come erano, che so, la situazione degli impianti elettrici. Noi eravamo in un comune in cui abbiamo subito più volte, ecco, per dire, lo sbalzo di corrente, non avevamo l'autoclave, insomma, da queste piccolezze fino invece poi a dover affrontare questioni molto delicate da un punto di vista statico, come ad esempio le fondazioni che non poggiavano da nessuna parte, c'era una parte dell'edificio che era in realtà sospeso. Quindi era proprio a rischio, insomma. Sì. Inoltre avevamo tutta la copertura del solaio che in realtà era, insomma, addirittura all'interno tra la catrame che faceva da isolante e il solaio c'era una piscina, questo per dire di come stesse messo male. Tanti elogi da parte del prefetto che è venuto giusto appunto a inaugurare il comune. Le volevo chiedere però, come mia prima sollecitazione, pungoliamo il sindaco. Ma sarà anche una casa trasparente, una casa di vetro? San Salvo Democratico ultimamente dice che non riesce ad avere gli atti sulle borse lavoro. Lei che cosa Beh, risponde su intanto questo? io mi chiedo come mai questa opposizione si svegli soltanto dopo quasi 5 anni di amministrazione, quindi due sono le cose, o finora è sempre stata trasparente e loro hanno fatto il loro dovere, oppure loro finora hanno dormito. In entrambi i casi fanno una pessima figura, voglio dire. Detto questo, io mi ero preso questo impegno con la città, di essere trasparente. Io non dico che non sono stati magari commessi degli errori, le ciambelle a volte riescono col buco, a volte no, ma di certo c'è stata sempre massimo impegno, le buone intenzioni, la buona fede, la buona volontà non è mai mancata e sicuramente in termini di trasparenza credo che non abbiamo mai né occultato le carte né usato stratagemmi per non fornirle ai consiglieri. Se ho capito bene, però a Mi questo pare punto. però che siano veramente querelle proprio preelettorali, in Ma tutta quindi, se ho onestà. capito bene, sindaco, tornerà in commissione questa storia, però gli atti non li darete, voglio dire. Ah, Parliamo non di è tutto il vero questo. Allora, passato, eh. stiamo parlando, per voler ripristinare la realtà, stiamo parlando di una richiesta del consigliere Marchese che all'epoca in cui ci fu la chiamata dei carabinieri, eccetera, eccetera, non era stata in nessun modo formalizzata. Ma non abbiamo neanche mai chiesto che si formalizzassero addirittura le richieste, perché gli atti intanto sono pubblici, vengono pubblicati sul sito del comune, sull'albo pretorio, per cui addirittura manco ce ne sarebbe bisogno della richiesta. Ma la richiesta ad horas del consigliere riguardava atti che sono detenuti all'epoca e tuttora, detenuti
dalla cooperativa che ha gestito le borse laurea. Quindi c'era la necessità di formalizzare la richiesta e passarla all'ente che ne aveva in mano. Cioè, e questo era diciamo, l'unico piccolo problemino che si era creato, ma in capo a 24 ore, 48 ore le avrebbe avuto. Semplicemente c'era la necessità di chiamare la cooperativa e di dire per favore dammi, forniscimi una copia di questi documenti. In realtà è stato solo un pretesto perché bastava davvero attendere poche ore, le avrebbe avuto. Ma insomma, assolutamente. Dopodiché la cosa sia, diciamo, credo che non gli abbia fatto onore Gianni all'ex sindaco questo atteggiamento, perché non fa onore a nessuno, tanto più ad uno che ha amministrato la città, che ha avuto questo grande onore e di responsabilità di rappresentarla, per cui arrivare a chiamare i carabinieri che non hanno nessun potere di estensione degli atti è sembrato veramente molto forzoso. E d'altro canto l'assenza in questa commissione testimonia qualcos'altro. Ma vuole Marchese davvero che la commissione vada fino in fondo e a scoprire le carte su tutte le borse lavoro, anche quelle del 2008, 2009, 2010? Vuole il consigliere Sannino che la città sappia chi sono stati in passato gli aggiudicatari di queste borse lavoro? Questa è la domanda. Chiariamolo a tutti, va bene. Allora, d'altro canto, chi è assente è sempre in colpa. Si dice sempre così. Bene, dopo questo preambolo, allora andiamo a sentire le prime sollecitazioni che arrivano direttamente dalla piazza di San Salvo, quella che freme, quella che vuole sapere che cosa bolle in pentola e vuole rivolgere in questo caso proprio delle domande al sindaco Tiziano Magnacca. Prego. Siamo con Rosa e Costantino in questa prima puntata di La parola alla città. Rosa e Costantino sono dei commercianti storici di Via Roma. Cosa vi sentite di chiedere alla nostra classe politica? Che siamo stati abbandonati, diciamo, via Roma proprio sia l'estate che... E cosa vorreste chiedere? Di fare qualcosa per il centro, che stanno chiudendo tutti quanti i negozi. Grazie. Prego. Sindaco, allora, da via Roma c'è questo grido di dolore, commercianti che si lamentano, le attività chiudono, che cosa risponde? Beh, intanto da un punto di vista statistico vorrei, comprendo la preoccupazione di due commercianti, ma vorrei anche dare dei dati che abbiamo visto in sede di redazione del bilancio di previsione e che ci raccontano come in realtà questa fotografia spesso catastrofica non sia poi molto reale, in quanto il bilancio tra attività che chiudono e attività che aprono è assolutamente a favore di quelle che aprono. Vorrei solo tanto dire così, senza perderci in troppi tecnicismi, vorrei ricordare che negli ultimi 3 anni proprio nel centro si sono aperte attività di ristorazione, pub, non faccio i nomi per evitare la pubblicità, che prima non c'erano e che devo dire sono stati molto importanti. Io apprezzo il coraggio, soprattutto perché sono attività aperte da giovani, quindi bene, bene a quei giovani che si armano di coraggio, di voglia di fare, senza aspettarsi che le cose scendano dal cielo e si imbarcano in un'attività. E devo dire che tutte e quattro queste attività sono state premiate, per cui sono attività molto frequentate che aiutano molto il centro storico a essere rivitalizzato. Quindi lei dice la tipologia magari, sì, che non aiuta tanto. Sì, il commercio. Ora non vorrei imbarcarmi in valutazioni, può darsi, però diciamo che questo è per dare dei dati concreti, oggettivi, quindi non è vero che chiudono le attività, San Salvo le attività nel centro storico aprono. Quanto invece a cosa ha fatto l'amministrazione? Intanto ha dato piena attuazione al piano marketing che per amore della verità è stato voluto dall'amministrazione marchese poco prima che cadesse. Poi l'abbiamo condivisa questa iniziativa, l'abbiamo portata a termine, l'abbiamo attuata recependo tutte le richieste che venivano fatte dalle associazioni di categoria, in primis Confesercenti e Confcommercio. Per cui il piano marketing ha dato attuazione alle richieste che venivano in termini A, di corsi che si stanno facendo, li sta facendo credo proprio Confesercenti, di preparazione per le attività del centro, ad esempio dall'allestimento delle vetrine. Abbiamo rivisitato completamente l'arredo del centro storico, abbiamo addirittura fornito per un intero anno, e purtroppo il 31 dicembre scade, dovremmo trovarci una soluzione per continuare, un bus elettrico che prende le persone dal centro, dalla periferia e le accompagna al centro storico
totalmente gratuito, proprio per agevolare l'ingresso verso il centro della nostra, dei nostri cittadini, affinché si abituino a frequentare il centro storico. Abbiamo cambiato la viabilità, recependo proprio le indicazioni dei commercianti, rendendola più fluida, più fruibile questo centro storico, addirittura proprio per andare incontro alle attività che la domenica mattina lavorano di più, quindi immagino i bar, abbiamo tolto anche il divieto di sosta, di traffico per la domenica mattina, proprio per fare in modo che ci fosse il maggiore afflusso possibile di persone nel centro storico. Insieme a questo abbiamo fatto anche politiche di defiscalizzazione. Io vorrei invitare anche i nostri amici che abbiamo sentito prima a leggere il regolamento IUC, che prevede una serie di agevolazioni e detassazioni proprio per le attività che vengono ad investire nel centro storico, nell'idea che più ne vengono più movimento questo si per crea i nuovi, però per chi nuovi c'è già da tempo. No, perché c'è è chiaro che la normativa proprio per evitare che possa essere impugnata, deve prevedere, diciamo, un incentivo a coloro che non ci sono e che debbano venire, anche per, tra virgolette, mettere in sicurezza le casse comunque del comune. Ma l'obiettivo qual è? Non è certamente, le 100 euro in meno l'anno, 200, quello che è che si viene a pagare, ma l'idea che ci possano essere più attività nel centro storico può influenzare positivamente l'affluenza nel centro storico e quindi anche incoraggiare anche le altre attività. Le manifestazioni estive in centro? E questo insieme ad altre manifestazioni che sono state volute sia dall'assessore all'attività produttive che dall'assessore alla cultura. Io ricordo la notte dei saldi, la notte della lavanda, che miravano proprio a fare in modo che le attività restassero aperte anche di sera. Molte delle attività hanno aderito a queste attività e abbiamo cercato, ad esempio con la notte bianca o altre manifestazioni proprio estive, di fare in modo che ci fosse una città turistica che d'estate non chiude ai turisti. Sull'esempio che ci viene già anche dalla vicina Termoli, dove i negozi sono aperti fino a l'una di notte, a mezzanotte e l'una di notte, quindi uno sforzo deve esserci da parte delle istituzioni pubbliche. Credo che abbiamo fatto quanto potessimo, più di così ad oggi resta difficile da fare, ma lo sforzo deve essere anche di apertura da parte dei commercianti e condiviso nell'obiettivo comune di valorizzare il centro della città. Siccome la rubrica si chiama La parola alla città, allora andiamo a sentire l'altro contributo preparato da Antonia Schiavarelli. Siamo con Anna Fanghella, mamma di due ragazzi. Anna, una domanda alla politica della nostra città. Sì, vorrei chiedere quali sono i servizi sociali che la città offre alle famiglie oggi? Allora, sindaco, quali sono i servizi sociali? Senza che però apriamo adesso un lungo elenco, immagino, lei mi dirà. No, però cose salienti. Sì, se dovessimo parlare di servizi sociali del comune, però mi pare che la signora parlasse alla famiglia, servizi sociali alla famiglia, allora sì. Magari ci limitiamo a questo. Sì. Allora, nel programma elettorale nostro c'era questa attenzione alla famiglia, perché ci crediamo. E allora come l'abbiamo declinato questo riguardo verso le famiglie? Abbiamo cercato intanto, ad esempio, con il regolamento IUC, le tasse, le famiglie IUC, che hanno. Vogliamo spiegare che cosa IUC è il regolamento che sostanzialmente disciplina la TARI, che è la tassa sull'immondizia, l'IMU e la TASI, le due patrimoniali a cui, ahimè, ci hanno abituato negli ultimi anni. Ad esempio, in questo regolamento si trovano, soprattutto per la TARI, ma anche per l'IMU, delle contemperazioni rispetto alle famiglie numerose, cioè le famiglie che hanno più di 3 figli dovrebbero pagare di TARI, in base al principio chi più sporca paga, una cifra molto più elevata rispetto a quello che pagano, proprio perché abbiamo voluto introdurre una sorta di abbattimento. È chiaro, per le famiglie che hanno un reddito inferiore a una certa cifra. Abbiamo iniziato da questo, siamo passati poi alle borse lavoro e ci siamo detti: è vero che questo è un sostegno a chi ha meno possibilità, ma tra chi ha meno possibilità un occhio di riguardo va dato a coloro che hanno dei minori a carico, per cui nei punteggi che vengono valutati ai fini della graduatoria, chi ha uno o più figli minori a carico ha una sorta di incremento nel punteggio, per cui viene preferito rispetto magari a chi non lo ha, non perché
ci sia più simpatico, ma perché riteniamo che crescere dei minori in una situazione di difficoltà economica sia una di quelle condizioni di cui le istituzioni si debbono far carico. Avete fatto e siamo abbastanza. Passati il termine all'istituzione di un servizio che nel comune di San Salvo non c'era, che è il dopo scuola, proprio pensando alle famiglie, alle donne che lavorano, a quel difficile tema che è la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro, per cui dal 2013 abbiamo istituito questo servizio del dopo scuola modulare, per cui i bambini vengono aiutati a fare i compiti e secondo un orario che si adatta molto alle esigenze della famiglia. In ultimo, quest'anno abbiamo istituito un nuovo servizio integrativo per l'asilo nido, per cui i bambini potranno essere, secondo l'esigenza appunto delle famiglie, potranno ecco avere questo orario modulare che arriva addirittura fino alle 7 di sera e addirittura il sabato mattina, perché ci sono donne che magari lavorano solo il pomeriggio o donne che lavorano ahimè anche il sabato, proprio per andare incontro il più possibile alle famiglie laddove le reti familiari mancano. Immagino che anche il sostegno alle disabilità nelle famiglie abbia trovato accoglienza? Assolutamente sì, abbiamo modificato il regolamento sulle mense scolastiche, sul pagamento delle rette scolastiche, abbiamo anche lì introdotto proprio come sulla leva fiscale degli aggiustamenti che ci consentono di tener conto delle famiglie che hanno nel proprio nucleo familiare delle disabilità gravi. Stiamo facendo un grosso lavoro proprio con il nostro centro, noi abbiamo un centro diurno per disabili, per cui abbiamo fatto un lavoro che tendeva alla massima inclusione sociale di questi ragazzi e anche attraverso lo sport. L'assessore allo sport ad esempio ha ideato la giornata dello sport in cui abbiamo cercato di promuovere il messaggio secondo cui lo sport è inclusione. L'occhio di riguardo sempre a coloro che hanno sono stati meno fortunati per certi aspetti, ma dai quali, ti garantisco Gianni, abbiamo sempre da imparare. L'amministrazione si è fatta carico, lo ritiene un compito assolutamente doveroso, quello di guardare alle famiglie, non solo ai portatori di disabilità, ma alle famiglie che hanno questo caso. Una mia curiosità, unioni civili, è arrivata già qualche richiesta? No, non è arrivata. Celebrerebbe un matrimonio così, un'unione meglio, non chiamiamo il matrimonio? Che è diverso. È diverso? Io ritengo che da sindaco non mi potrei sottrarre. Intanto parliamoci con onestà, non facciamo le guerre di principio. Se una legge è tale, io ritengo che io per prima devo dare l'esempio e rispettarla. Poi su quello che è la convinzione di ciascuno di noi siamo liberi, ma se una legge è tale e per il rispetto che devo in quanto sindaco e in quanto cittadino alla legge, io devo farlo. Quindi se sarà a San Salvo la vedremo in fascia tricolore celebrare questa unione civile. Andiamo a dare la parola ancora ai cittadini di San Salvo per un'altra domanda. Siamo con Angelo Pagano, agricoltore biologico di San Salvo, un uomo che tiene molto alla nostra agricoltura e al nostro territorio. Professor Pagano, cosa si può fare e che domanda vuole rivolgere al nostro sindaco? Allora, al sindaco di San Salvo, che devo dire già quest'anno si è impegnato a fare una manifestazione sul biologico, quindi una certa attenzione ci sta. L'unica cosa che potrebbe fare, considerando la crisi dell'agricoltura, che San Salvo ha dato tanto a livello di ricchezza e prosperità, di dare una mano per quanto riguarda la bonifica dei terreni. Per esempio ci sta una stradina vicino all'autoporto, io ho 15 anni che faccio questa denuncia, ma addirittura l'hanno chiuso completamente, una discarica a cielo aperto. Poi per quanto riguarda i canali di scuole eccetera, cioè se può fare una riunione con tutto il consorzio bonifico, la regione, perché là i canali, malgrado quest'inverno scorso si è avuto allagamento, è rimasto com'era. Quindi questo è impegno per migliorare, perché attualmente molti agricoltori stanno lasciando l'agricoltura e questo al di là del reddito che dà il singolo agricoltore, quello l'agricoltore dà un reddito a tutta la cittadinanza di San Salvo. Quindi un impegno se può prendere, fare qualche riunione con la regione, il consorzio, l'assessore all'agricoltura per cercare di mettere finanziamenti, per cercare di migliorare le strade di campagna, ma soprattutto i canali di scuole che ogni volta si allagano i terreni. Sindaco, dunque, da Angelo Pagano delle sollecitazioni precise, il sostegno all'agricoltura e specificatamente questi canali di scolo che disturbano molto il lavoro. Condivido l'idea di Angelo che l'agricoltura non è soltanto reddito,
è un valore anche, come dire, non strettamente patrimoniale della nostra città, va protetto, promosso e tutelato. Per questo abbiamo anche cercato di portare nel mercatino cittadino che abbiamo istituito noi proprio i prodotti di questo territorio, e quest'estate appunto abbiamo tentato di promuovere il biologico di San Salvo, proprio della nostra città, attraverso questi mercatini e queste piccole fiere. Fare riunioni col consorzio di bonifica, beh, ne abbiamo fatte tante, e devo dire che su molte questioni abbiamo avuto anche delle risposte. Penso alla diga di Chiauci, alla carenza idrica, grazie anche agli interessamenti, lo dicevo stamattina, anche del nostro prefetto, e ne continueremo a fare, perché sappiamo che al di là di ciò che attivamente possiamo fare come comune, abbiamo un obbligo proprio di moral suasion, di potere morale che dobbiamo esercitare, perché chi dimentica di fare il proprio dovere venga ricordato a farlo. La questione dell'alluvione c'è stata, sto chiedendo, ho oramai un fascicolo abbastanza cospicuo di inviti alla provincia, che è la responsabile di molti canali, al consorzio di bonifica, che è responsabile di altri canali, perché ognuno poi, le competenze sono variegate, la legislazione non sempre è chiarissima, e i livelli istituzionali sulle decisioni da prendere in questa materia sono molti. E appunto, dicevo, ho invitato la stessa regione a un certo punto a tagliare la testa al toro, a superare le divisioni tra i vari comuni e degli enti sovraccomunali, e assumere appunto decisioni importanti, intanto per il torrente Buonanotte, ma anche per alcuni canali di scolo importanti, no, del nostro territorio. Purtroppo non abbiamo avuto nessuna risposta, e questo, ahimè, è un passo indietro delle istituzioni, e mi meraviglio, perché su molte questioni vedo erogare finanziamenti a pioggia per il dissesto idrogeologico. In fondo noi chiediamo poche centinaia di migliaia di euro per dare una mano intanto ai nostri agricoltori e poi a questo territorio che insomma ne ha bisogno. Abbiamo anche, e l'ufficio tecnico ne sa qualcosa, l'ufficio manutenzione, sopperito alle mancanze di alcuni di questi enti, proprio cercando di fare quella manutenzione spicciola sulle strade di campagna che spetterebbero al consorzio di bonifica. E quindi abbiamo, talvolta ci siamo sostituiti, talvolta abbiamo pungolato, altre volte abbiamo addirittura minacciato, e continueremo a farlo, perché mi rendo conto che da un lato l'incuria, a volte l'inciviltà, a volte le dimenticanze hanno creato un problema che, ecco, non è soltanto collegato all'agricoltura e al raccolto, ma può diventare un problema che ha natura veramente di dissesto idrogeologico. Se i canali non vengono puliti e addirittura qualcuno li scambia per discariche, beh, poi si crea anche un problema di natura ambientale, certo. Quindi non soltanto. Per il resto cerchiamo di stare vicino alla nostra cooperativa, vicino ai nostri agricoltori in ogni modo, facendo anche richieste, come è stato anche evidenziato da Net più volte, perché vengano considerati i danni che queste piogge oramai incontrollabili improvvise creano sulla nostra agricoltura. In un telegramma, sindaco, problema cinghiali, lei era firmataria di quella ordinanza? No. Dei 43, come mai? Che cosa intenderebbe fare per quel poco che possono fare i sindaci in queste emergenze ungulati? Io comprendo il ruolo di un sindaco, che è difficile, perché siete al fronte, siamo al fronte e siamo quelli che sono tenuti a dare delle risposte anche quando non hanno competenze, e questo è il classico caso in cui i sindaci hanno cercato di dare una risposta pur non avendone i poteri, ragione per cui il prefetto ha richiamato all'ordine i miei colleghi, ma comprendo le loro posizioni e comprendo il fatto che oramai è diventata una questione che davvero non si riesce, un'emergenza, una vera e propria emergenza. Quest'estate sono stati avvistati cinghiali addirittura nel nostro biotopo costiero, tanto per dire che oramai sono arrivati ovunque, e pur nel rispetto degli animali, degli animalisti, eccetera, bisogna fare qualcosa. Bene, andiamo a sentire l'ultimo contributo, la domanda della collega Antonia Schiavarelli. Siamo con Antonio Castaldo, balneatore del Lido Cocorito, a tutti conosciuto. Antonio, la parola alla città. Cosa vuoi chiedere al nostro sindaco? Allora, io vorrei chiedere qual è stato il progetto in questi 4 anni e mezzo di amministrazione per quanto riguarda il turismo, e cosa hai in mente, eventualmente vieni rieletta, di fare
nei prossimi anni? Beh, domanda secca, molto limpida e chiara, Sindaco. Sì, intanto noi il turismo di San Salvo va ancora molto incentivato, va ancora molto promosso. Avete dati intanto ancora presto? Sì, noi intanto abbiamo recuperato, al di là delle soddisfazioni e insoddisfazioni così, che hanno però un valore molto soggettivo, il primo dato ufficiale ci è stato consegnato, credo l'altro ieri, da Arcotour, che è la società che gestisce i parcheggi e che ci dà un dato incoraggiante, in quanto evidenzia come siano notevolmente aumentati gli incassi. In termini percentuali? Non l'abbiamo fatto, ma lo faremo perché l'importo ci è stato dato in termini assoluti, quindi gli incassi e anche così come gli abbonamenti, e questo testimonia il fatto che ci sono venute più persone rispetto allo scorso anno nella nostra città. Quindi l'obiettivo del turismo, l'obiettivo della promozione del turismo passa attraverso la promozione della nostra città, della nostra spiaggia, del nostro mare, del nostro, dei nostri, come dire, dei caratteristiche, dei requisiti, ma anche dei nostri percorsi storici, archeologici, certo, e non gastronomici. E questo abbiamo cercato di fare. Come? Intanto con delle manifestazioni che richiamassero su San Salvo l'attenzione nazionale. Io vorrei ricordare che per la prima volta è passato il Giro d'Italia a San Salvo nel 2013, abbiamo avuto una gara nazionale di podistica nel nostro lungomare, e questi due eventi sono stati presi come esempio di come si possa fare sport, utilizzare lo sport per promuovere la città di San Salvo. Insieme a questo abbiamo cercato di fare in modo che si creasse una sorta di movida tra la nostra città. Io ho sempre detto, se intanto riusciamo a tenere i nostri giovani a San Salvo e se addirittura ne facciamo venire degli altri, abbiamo iniziato un percorso che va completato con un'altra serie di azioni mirate. E devo dire che i numeri anche qui ci hanno dato ragione, per cui le nostre serate sono state frequentatissime, abbiamo avuto ospiti non solo nella città limitrofe ma anche da regioni vicine, e addirittura con il Summer Vintage Festival, addirittura alcuni ospiti da alcuni paesi europei. Quindi questo per dire che la promozione del territorio passa attraverso lo sport, passa attraverso eventi veramente ricreativi, ma passa anche attraverso il piano regolatore che stiamo rivedendo. Abbiamo necessità di creare altre strutture turistico-ricettive, perché l'obiettivo è quello di fare in modo che le persone vengano a San Salvo e ci sia però un ricambio abbastanza veloce di persone, perché sono esattamente quel tipo di turismo che porta benessere, porta giro di economia. Ecco, da questo proposito pensa più a un albergo diffuso che va tanto di moda oggi o proprio all'hotel classico? Allora, il piano regolatore prevede appunto la possibilità di facilitare l'insediamento di strutture turistico-ricettive. Abbiamo la particella 18, siamo proprio nella fase della variante al piano per poter vendere quel terreno che è di proprietà del comune e fare in modo che chi viene a investire in una struttura turistico-ricettiva. E deve essere rivisitata completamente la zona di San Salvo Marina, perché anche da un punto di vista, come dire, estetico è necessario che abbia una forte attrattiva la nostra città. E noi abbiamo ancora la fortuna di poter vantare il tratturo, quell'area verde che è ancora un grande strumento di attrazione, è ancora sfruttabile. Vorrei ricordare le piste ciclabili, che anche queste portano ad un turismo che è un turismo che va di gran moda adesso, il turismo ecocompatibile. Credo che il 30 di ottobre, a Dio piacendo, riusciremo a montare il famoso ponte per la nuova pista ciclabile che ricollega la città a San Salvo Marina. Anche quello è uno sforzo che abbiamo fatto sul turismo, il wifi costiero, tanto per dirne un altro, quindi un altro servizio che abbiamo voluto offrire ai nostri turisti. Insomma, una serie di azioni mirate che vanno dagli eventi che promuovono il territorio ad una maggiore fruibilità del nostro territorio, a infrastrutture di mobilità alternativa che ci potrebbero consentire da qui a qualche anno di poter parlare di turismo in termini davvero diversi, cioè come ricchezza, come possibilità concreta di ricchezza e di crescita della nostra città. Prima di chiudere, due pillole velocissime a parte mia di politica.
Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, un'altra cosa. Sì. Abbiamo aderito con convinzione alla DMC e oggi ribadisco ancora una volta l'importanza che San Salvo, Vasto e anche qualche altro comune facciano, perché no, un solo calendario estivo. È inutile fare due notti bianche, due notti rosa, perché con le intelligenze e l'umiltà di amministratori dei nostri tempi non ci si mette a tavolino per fare in modo che si faccia un solo calendario estivo. Queste due realtà, intanto Vasto San Salvo, ma ripeto, perché no anche l'entroterra, diventi un unico territorio da promuovere non solo attraverso gli eventi, no, sportivi e no, gastronomici, ma anche degli eventi ricreativi che si fanno d'estate. Questa è la sfida del futuro e su questo che dobbiamo lavorare per il turismo. Più città, un unico territorio. Pensando al futuro e vedendo che tra le mani hai Kleenex, cosa le dà più allergia? Nicky Argirò o magari Gabriele Marchese? Oppure no, nessuno dei due? Assolutamente nessuno dei due. Intanto non dimentichiamo mai la civiltà dei rapporti politici, per cui anche Gabriele Marchese, di cui sono stata avversaria e che, di cui ancora oggi, ahimè, lui si ostina a vederci come avversari, io ho grande rispetto. Intanto è stato un sindaco e in quanto tale bisogna riconoscere, no, quanto della sua vita ha dato per la città e solo per questo ne ho rispetto. È una persona che ancora, voglio dire, credo possa esprimere un consenso cittadino, rappresenta dei cittadini di San Salvo e anche San Salvo anche per questo gli va portato rispetto. Dopodiché più si alza il livello, la qualità del confronto, maggiore è il beneficio che si porta alla città. Più si abbassa il livello del confronto e facciamo sceneggiate, cos'è, e peggio facciamo per i nostri cittadini. Quindi sforziamoci tutti per alzare l'asticella del confronto, sempre tenendo conto che dobbiamo amare noi per primi la verità. E se si ha rispetto per la verità, si ha la possibilità di confrontarsi su un livello diverso, altrimenti ci riduciamo, insomma, siamo davvero pessimi rappresentanti delle istituzioni e legittimiamo l'antipolitica. Nicky. Nicky è stato un esponente del centrodestra importantissimo, ha rappresentato questa città egregiamente in regione e in provincia. Io credo che Nicky abbia, il dialogo con lui non si è chiuso, credo che si possa assolutamente ricominciare e su questo auspicio credo che posso davvero dire che io ce la metterò tutta. Farete le primarie come Abbasso nel centrodestra oppure? Non ne abbiamo ancora parlato. Però è un'ipotesi in campo. Ad oggi no. È nato l'avversario forte di Tiziana Magnacca per l'anno prossimo? A sinistra o a destra? Da tutte le parti, da vorrei. Io mi auguro che ci sia, intanto mi auguro di trovarci ancora qui per le amministrative. Certo, speriamo. E mi auguro che ci siano persone che abbiano voglia di dare il proprio tempo per la città. Mi auguro di trovare, che questa città abbia rappresentanti politici che abbiano davvero a cuore il bene della città. È soddisfatta della sua squadra, della sua giunta? Sì. Promuove tutti? Assolutamente sì, perché posso dire veramente a voce alta, con la schiena dritta, che sono state persone che hanno dato il massimo, pur nell'inesperienza iniziale, perché bisogna dire, no, che partivamo con alcuni di loro, erano davvero la prima esperienza amministrativa, ma riconosco a ciascuno di loro la buona fede, il grande impegno e la voglia di fare bene per la città. Quindi persone che si sono veramente messi al lavoro con spirito di servizio, era quello che chiedevo e quello che la città deve chiedere a tutti, senza una corsa alla poltrona fino a se stessa. Ringraziamo dunque il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, ricordate la rubrica si chiama La parola alla città, ci rivedremo giovedì prossimo con altri ospiti, altri personaggi. Grazie a voi e a giovedì, arrivederci.